tra queste due specie. La robusta ha 22 cromosomi in meno della specie arabica. Che cosa significa questo? Perché fino a questo punto qua, vabbè, non è che ci dica molto. Per fare un esempio così un pochino più ridicolo, a me piace molto fare questo tipo di paragone. Arabica, specie umana. Robusta, scimmie. Le scimmie sono simili all'uomo, però i cromosomi di cui sono mancanti rispetto all'uomo fa sì che gli manchi un qualcosa. La possibilità di parlare, probabilmente, speriamo, una certa capacità di intelletto, quindi hanno un qualcosa in meno. Robusta, la specie robusta che ha 22 cromosomi in meno, ha qualcosa in meno rispetto agli arabica. E questo che cos'è? È la totale assenza del gusto dell'acido. Quindi, se andiamo a ragionare in termini di gusto, abbiamo già detto che l'amaro è il gusto fondamentalmente presente in qualsiasi caffè. Nell'espresso in maniera particolare perché ha una tostatura leggermente più scura del caffè per filtro. Okay? Se l'amaro è predominante del gusto principale, è abbastanza palese dire che se un caffè è amaro, per un poco può essere percepibile la dolcezza. Cioè la dolcezza è un po' in antitesi con la presenza dell'amaro. Cioè, quindi se un caffè è molto amaro, prendiamo il famoso caffè bruciato di prima, trovare la dolcezza è molto dura, se non ci mettiamo 46 cucchiaini di zucchero. Il salato non c'è, nel caffè possiamo avere qualche presenza di salinità in qualche caffè molto citrico, però è una cosa veramente l'eccezione che conferma la regola, il salato non c'è. L'unico gusto che rimane veramente come possibilità di identificazione è l'acidità. E tutti quelli che sono gli aromi che dell'acidità possono nascere, il citrico, l'agrumato, eccetera, eccetera. Se è robusta questo tipo di gusto, e quindi tutti questi tipi di aromi non ce l'hanno, evidentemente è monco di una parte. Non voglio entrare nel merito dell'acidità, quanto come deve essere, questo diventa un discorso sì soggettivo, ok? Quindi l'oggettività mi dice che se io in un prodotto, in un cibo, in una bevanda, nel caffè, riesco a percepire l'amaro, il dolce, poco magari o tanto che sia, e l'acidità, evidentemente posso avere un parco aromatico più ampio di quello che mi può dare soltanto l'amaro. E se il caffè robusta mi può dare soltanto l'amaro, evidentemente qualche differenza c'è. La domanda serve quello, quindi, ma perché si usa robusta? Abbiamo già visto quindi che c'è una differenza qualitativa, oggettiva, non soggettiva. La risposta più semplice si usa perché costa di meno. Però esistono anche dei robusta lavati che hanno un costo superiore a qualche arabica. Perché attenzione, non possiamo dire che arabica in quanto tale è buono per partito preso. No, perché ci possono arabica che sono negativi. Quindi, dati sia dalla lavorazione, mi collego alla tua domanda di prima, è chiaro che la lavorazione è estremamente importante, come un vigneto, poi devo avere cura del prodotto, quindi dell'uva, devo avere cura del caffè fino al suo raccolto, poi la fase successiva deve essere fatta con determinati parametri di professionalità, altrimenti ottengo un vino che fa schifo, oppure ottengo un caffè che fa schifo. Quindi se non vado a eliminare i chicchi che sono difettosi, i chicchi che sono immaturi, i chicchi che sono fermentati, eccetera, eccetera, è chiaro che quel caffè può essere anche prodotto in Etiopia, che è il paese da dove il caffè più o meno si è diffuso nel mondo, e teoricamente produce dei caffè che possono essere estremamente buoni dal punto di vista di ricchezza aromatica, ma se mi trovo dentro un caffè quale non sono stati levati i chicchi fermentati, cioè quindi che sono andati oltre il punto di maturazione o sulla pianta o nella fase di lavorazione, quel caffè lo rovina. Quindi per partito preso ci deve essere estrema attenzione a come il caffè viene coltivato e a come il caffè viene lavorato e poi tutti i passaggi successivi della filiera fino ad arrivare al secondo cuoco, che è chi fa poi l'ultima trasformazione dal chicco tostato solido al liquido. Quindi ci deve essere tutta una conoscenza che, e rispondo un po' alla domanda di tutti, in questo momento è abbastanza latente. Per quale motivo è latente? Perché il consumatore finale, cioè anche noi, e non siamo oggettivamente preparati a riconoscere le criticità, se una cosa è positiva o una cosa è negativa.
torno un po' al discorso del robusta, ok? Il robusta abbiamo detto che si può utilizzare, quindi è carente da un punto di vista aromatico perché ha un'aromaticità molto meno, usiamo il termine piacevole, sì, è corretto, è molto meno piacevole, è molto meno ricca. Perché si usa il robusta? Per il prezzo, abbiamo già detto, perché fondamentalmente i robusta hanno sì una carenza aromatica, che può essere negativa legato al mondo dell'amaro negativo, la terra, il legno, al bruciato, eccetera, ma hanno una grande, un grande pregio, che è tattile. La tattilità, che non è né buona né cattiva, è semplicemente un qualcosa che noi andiamo a percepire non soltanto con le dita della mano, ovviamente, ma anche in bocca. È quello che si chiama corpo. Corpo, che cos'è? Il corpo è la percezione con la quale io posso masticare un liquido, in maniera molto semplice. Quindi la densità di un liquido, la viscosità di un liquido. Un esempio molto semplice che posso fare: un bicchiere d'acqua, una tazza di cioccolato. L'acqua è incorporea. Il cioccolato, a seconda di come sia stato fatto denso, lo posso masticare. Questo è il corpo. I robusta hanno questo tipo di caratteristiche. In senso più largo, i caffè che vengono lavorati con il sistema naturale hanno sempre una maggior corposità rispetto all'altro sistema, che è il sistema della lavatura dell'acqua. Quindi vale anche per gli arabica. Gli arabica naturali hanno più corpo degli arabica lavati. I robusta naturali sono quelli che hanno sicuramente maggior corposità, quindi una maggior presenza di masticabilità. Sono quelli che si vanno poi a ribaltare questa presenza tattile anche nella persistenza. La persistenza è più ampia nei caffè robusta rispetto a dei caffè arabica, salvo che i caffè arabica non siano molto spinti da un punto di vista gustativo. Vi spiego meglio. Se un caffè arabica vado a bruciarlo, esattamente come robusta, ho una percezione molto importante dell'amaro. È una persistenza dell'amaro, perché è aggressività, ma questa non è tattilità. È una persistenza data dall'intensità. Spesso volete in questo caso del gusto dell'amaro, ma ad esempio è molto importante quando diventa del gusto dell'acido. O dell'amaro positivo. Vi ricordate? Amaro negativo, amaro positivo. Amaro negativo, terra, legno, bruciato, gomma bruciata, liquidizia, eccetera, eccetera. Amaro positivo, molto, molto facilmente ritrovabile, non ci si pensa, beh, cereali, tutto quello che è dei prodotti da forno, quindi pan tostato, pane fresco, prodotti da pasticceria, quindi abbiamo tutto un insieme di aromaticità legate al mondo dell'amaro, che possono essere anche positive, però noi le abbiamo identificate esclusivamente in un altro tipo di amaro. Purtroppo per varie motivazioni questo è successo nel tempo. Leggevo un'intervista a un torrefattore napoletano di grande nome, non vi farò il nome perché non è corretto farlo, il quale riferiva che fino all'inizio anni 70 c'era una cultura del caffè anche nel napoletano diversa, nel senso che la qualità era ricercata in maniera più precisa, in maniera più ampia. Poi, dopo che c'è stata la gelata del 1974 in Brasile, per cui c'è stato un crollo della produzione e un aumento vertiginoso dei prezzi, la politica di acquisto si è modificata ed è andata a cercare caffè che potessero essere, esprimere certe caratteristiche di amaro, magari privilegiate da un certo tipo di tostatura più spinta usata da quelle parti, ma abbassando la qualità, e nel tempo questa qualità si è talmente abbassata fino ad arrivare a degli eccessi abbastanza presenti, visibili, ritrovabili oggi, che direi che riporta ben a ben evidenziato. Quindi, perché è successo anche questo? Beh, il caffè ha la caffeina. La caffeina è uno stimolante. Il caffè è stato un po' visto, vi ricordo quando ero bambino, un po' come qualcosa che ti sveglia, qualcosa che ti dà tono. È stato da disegnare delle bibite a base di caffeina che esiste oggi. Quindi è stato visto un po' come una medicina. Io mi ricordo che mia madre mi parlava che il caffè, un po' perché costava tanto all'epoca,
veniva considerato quasi una medicina, un tonico. Se ci pensate, la medicina, si è sempre detto che è una medicina tanto fa bene quanto più è amara. E quindi, questa è una mia opinione abbastanza personale, però vedo che riscontra abbastanza anche aspettative da questo punto di vista. Io presumo che una buona parte del consumatore, identificando in questo binomio caffè-medicina-amaro, accetti in maniera molto più facile rispetto al vino, ad esempio, dove comunque c'è più conoscenza, accetti ciò che gli viene propinato. Spesso e volentieri io sento tanta gente che è con me che dice sì, questo caffè non mi piace, ma sai, ho appena mangiato, non so, magari non sono io pronto. Quindi la mancanza di conoscenza fa sì che si vada a incolpare se stessi sulla percezione gustativa del caffè piuttosto che il prodotto. Direi che soltanto adesso, da un po' di tempo, incomincia ad esserci più attenzione. Ma perché? Perché ci sono tante piccole realtà che stanno offrendo dei prodotti diversi e quindi la gente si sta un pochino acculturando. Ha capito che non c'è soltanto l'amaro, un certo tipo di amaro presente e onnipresente nel caffè, ma che ci può essere anche qualcosa d'altro. Il problema, per tornare alla tua domanda, è che continua a non esserci conoscenza su quello che è effettivamente il valore organolettico del prodotto caffè. Tenendo sempre fermo e ben presente che il valore organolettico preciso del caffè, io parlo dell'espresso ma potremmo parlare in senso generale, cioè il caffè veramente di qualità non è grandemente prodotto nell'ambito della produzione mondiale. Questo potrebbe essere anche dal fatto che magari altre preparazioni, mi riferisco per esempio al caffè pito, che insomma quella con buona padrone, essendo che non è una preparazione diciamo tutta pressione, cose del genere, magari ha maggior difficoltà a far uscire le qualità di un tostato. È verissimo questo. Quando io parlavo del valore di quella macchina che è alle mie spalle, della macchina espresso, ho lasciato stare un attimino un ultimo ragionamento. Quella macchina lì, rispetto al sistema del filtro, fa quello che potremmo definire in maniera un po' così empirica un estratto di caffè. Quindi però estrae in pochi decimetri o centimetri cubici di liquido tutto ciò che la polvere gli può dare, se la professionalità del barista è perfetta, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, da un certo punto di vista, questa è la mia opinione personale, questo sistema ti permette di identificare nel caffè che stai estraendo tutte le sue qualità, da un punto di vista negativo, da un punto di vista positivo. Nel filtro questo non può avvenire. Nel filtro fai una tostatura molto più blanda, quindi hai anche una diversa maturazione di quelle che sono le sostanze aromatiche all'interno del chicco di caffè. Non le fa sviluppare in maniera precisa. Hai una macinatura molto più grossa, per cui l'acqua, che tra le altre cose va per caduta o per pressione normale, diciamo, non riesce a compenetrare, quindi non riesce ad estrarre completamente ciò che c'è in quel caffè macinato. Quindi fai, noi lo chiamiamo un brodo lungo, ok? C'è qualcosa di molto anacquato. Provando sia che bisogna fare delle tazze con tanta più acqua per dare una percezione un pochino più precisa. Però, attenzione, quello però è il sistema con il quale si va a giudicare il caffè nel mondo. Quindi ed è ben diverso. Tra l'altro, con quel tipo di sistema, che cosa succede? La parte amara rimane abbastanza coperta, perché innanzitutto l'hai tostato di meno e quindi non l'hai reso tanto amaro con la tostatura, con la cucina. Secondo, perché l'estrazione non fa lavorare tantissimo, non fa esprimere tanto il gusto dell'amaro, ovvio, perché non compenetra completamente la polvere di caffè. Terzo elemento, che è estremamente importante, fondamentalmente, anche se anche lì sta un po' cambiando, per poter dare un certo tipo di sapore al caffè estratto con questo sistema, si sono privilegiati sempre dei caffè con un'acidità molto più ampia. Ecco perché, ad esempio, in alcuni paesi, o in tanti paesi, dove il filtro lo faceva da padrone, si usavano specie arabica e non robusta. Oggi sta cambiando anche là, con una coltivazione di denaro, eccetera. E di costo soprattutto, ma fondamentalmente il caffè filtro una volta era famoso perché era acido e quindi c'era la ricerca affannosa di caffè estremamente acidi per poter dare almeno una parte gustativa importante al caffè.
caffè fatto con quel sistema. E la motivazione per cui... un po', se poi gli mettiamo che è robusta, esatto, non resta niente. E questa è anche la motivazione per cui si dice che il caffè non va bevuto con lo zucchero. Che è un altro mito da considerare in maniera cronotica diversa. E già che ci siamo, lo affrontiamo un attimo, se vi va bene. Se in una scodella di caffè fatta con il sistema di cui abbiamo parlato, quindi che prevede anche una certa tempistica, che prevede anche di essere bevuto un po' come un tè, cioè in un certo tempo, quindi da una bevanda calda a una bevanda che diventa tiepida può diventare anche fredda, ma soprattutto pensate un attimino al tipo di estrazione, che non mi ha dato grandi impatti gustativi, nel senso di intensità, dove l'amaro non è estremamente acceso, dove il dolce c'è, ma diciamo, chiamiamolo amabile, ok? Oppure ho un'acidità importante. Se noi andassimo a zuccherare questa bevanda, portiamo ad incrementarsi in maniera anomala che cosa? Il gusto del dolce. Il gusto del dolce, esattamente come il gusto dell'amaro, è un gusto primario. Quindi mascherebbe tutto il resto. Cioè, noi andremo a bere un caffè che sia soltanto di dolce, di zucchero, e quindi coprirebbe qualsiasi altro aroma o gusto. Nell'espresso, chiariamoci subito, ognuno beve l'espresso come vuole, ok? Chi lo vuole bere amaro se lo beve amaro, chi lo vuole bere dolce se lo beve dolce, chi ci vuole mettere dentro la grappa lo beve con la grappa, non è un problema. Da un punto di vista tecnico, la mia esperienza mi dice che assaggiarlo sia amaro, una tazzina, sia un'altra tazzina dolcificata, zucchero bianco raffinato perché è solo quello perché è in sapore, mi permette di verificare meglio quelli che possono essere gli aromi negativi in primis, ma anche positivi in seconda battuta, che il gusto dell'amaro mi andrebbe a nascondere. Ci sono dei difetti, famoso il difetto del fermentato, cioè la frutta marcia. Okay? Pensate a una ciliegia marcia. Anzi, tutti ci è capitato perché le ciliegie da noi crescono, le mangiamo, e ci capita una ciliegia molto scura e quindi che è diventata fermentata e quindi la parte zuccherina sta decomponendosi. Pensate un attimino al sapore che ha. Il marcio della frutta è dolce perché c'è una decomposizione degli zuccheri. Quindi se questa percezione di fermentato nel caffè, attenzione, il caffè nasce da una ciliegia, è l'osso di una ciliegia, quindi se la ciliegia è marcia, oppure se la lavorazione per arrivare a estrarre l'osso dall'osso della ciliegia, i due semini che ci sono all'interno, non è stata corretta e quindi la parte esterna ha fatto fermentare e il seme del caffè assorbe in maniera mostruosa questo tipo di sapore e quindi sa di fermentato, come si dice in termini tecnici, quindi sa di marcio di frutta. Ma se io ho l'amaro che mi predomina e se ho questa parte di fermentato dolciastro labile, la tazza amara, questo non lo scoprirò mai. Vado a dolcificare un pochino, ne possiamo parlare quanto vogliamo, quanto mettere, non esiste una Bibbia, ognuno ha le sue soggettività, ok? Noi abbiamo deciso da un certo punto di vista di usare 3 grammi e mezzo. Qualsiasi caffè io vada ad assaggiare, uso sempre 3 grammi e mezzo, questa è la nostra decisione. Con lo zucchero, abbassando il tenore dell'amaro, faccio fuoriuscire questo difetto. Però in contemporanea, se il caffè non è difettoso, abbassando il gusto dell'amaro che è primario, che è opprimente, io posso far uscire altri gusti o altri aromi che appartengono al gusto dell'acido o al gusto del dolce che altrimenti non andrei a scoprire. Quindi da un punto di vista tecnico, assolutamente tecnico, assaggiarlo sia amaro sia dolce, secondo me ci permette di individuare molto di più di quelle che sono le capacità aromatiche di quel tipo di caffè, singola origine o miscela che sia. Quindi, e questa è una cosa che con il filtro non lo posso fare. Con il filtro ho altre percezioni, ma sono molto più labili. Potremmo dire che anche da un punto di vista come dire, tecnico, l'espresso è molto più difficile da giudicare. Pensate soltanto a una cosa, anche rapportandoci col mondo del vino. Nel mondo del vino abbiamo un bicchiere che può essere più o meno caldo o freddo, a seconda se è bianco o se è rosso, ma che poi nel momento in cui andiamo a berlo
più o meno per mano e temperatura ambiente. Il caffè abbiamo detto che va bevuto subito perché c'è quella famosa crema che mi fa da tappo, che mi fa da contenitore alle sostanze aromatiche, quindi devo far sì che quella crema non mi si disperda, quindi nel minor tempo possibile. Poi, a mano che passano i secondi, non i minuti, ok, questo tipo di percezione mi sta svanendo, perché abbassandosi la temperatura va via la crema, ma soprattutto abbassandosi la temperatura mi forniscono anche altri aromi, altri sapori. E quindi continuo ad avere delle variazioni che altrimenti in altri, ad esempio nel vino, non sono così precise. Cioè proprio variazioni continue su quello che è la percezione, direi, degli aromi e dei gusti. E questo è un altro elemento che ci dovrebbe far pensare, proprio perché la capacità di esprimersi, passatemi questo verbo che mi piace molto perché si collega al sistema di estrazione, da parte di un caffè è estremamente importante, direi molto più ampia rispetto a tantissimi altri prodotti, ma estremamente poco conosciuta, estremamente poco sfruttata, estremamente poco, come dire, anche insegnata, non c'è esperienza. Come si potrebbe fare ad aumentare questa percezione? Beh, basterebbe che il consumatore finale potesse avere delle indicazioni un attimino più semplici, un attimino più precise su quello che è una cosa semplicissima. Questo è cattivo. Basterebbe che George Clooney lo dicesse, no? In una bella pubblicità. Questo può essere probabile, questo può essere probabile, questo può essere probabile. La pubblicità è l'anima del commercio. Ancora più con i media che no. La pubblicità è l'anima del commercio, questo, questo, no, questo è logico. Come è anche ovvio che, rapportandosi un pochino al discorso che facevi tu prima, oggettività, soggettività. Io capisco perfettamente la soggettività, non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace. Cioè, se uno preferisce bersi lo spritz però piuttosto che un bicchiere di vino, ma se non sai, esatto. Quindi, diciamo che nel mio mestiere quello che noi abbiamo dovuto fare, ho dovuto fare, è costruire un bagaglio. Quindi riuscire a capire che a seconda del tipo di caffè, a seconda dell'origine che vado a giudicare, io devo sapere identificare quelle che sono le caratteristiche, indipendentemente dalla mia soggettività. Quindi, se vado ad assaggiare un caffè che è di base a fondamentalmente grande corpo, sì, grande tattilità, però odori che ricordano la terra, il legno, che sono lievemente astringenti, che se mi va molto bene, si sono puliti, quindi non hanno difetti, posso trovare una certa qual, tra virgolette, cioccolatosità stucchevole, che okay? Sono molto persistenti. Non è che se vado in un bar e mi danno un caffè che sia di terra, di legno, ed è magari legno aromatico e che è stucchevole, mi piace tantissimo personalmente. Però ho appena descritto un vietnamita, un caffè del Vietnam robusta. Quindi, che cosa vuol dire questo? Che se io vado a giudicare un caffè, ho fatto l'esempio del Vietnam, potrebbe essere un altro, ma vado ad assaggiare un Vietnam con un certo tipo di descrizione fisica, perché rappresenta quanti difetti possono esserci sul crudo. Quindi vedere se è omogeneo, se presenta rotture, chicchi scuri, chicchi chiari, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se vado a giudicare quel tipo di caffè e sono preparato a percepire quei sapori, se quei sapori non sono estremamente opprimenti, io posso dare anche in una scala da 1 a 10, 10 lode del caffè, tecnicamente parlando. Se vado, tecnicamente parlando, a bere un caffè in un bar, oppure mi viene offerto un caffè qua e mi viene detto, per cortesia, mi dai un giudizio, è evidente che, non sapendo cosa sia, ma un caffè che mi possa dare delle percezioni di terra, di legno, di astringenza, di muffa, eccetera, eccetera, tecnicamente, essendo un po' ferrato nella materia, direi che non mi piace. Però poi, soggettivamente parlando, non per me, ma da un punto di vista di quello che è il consumatore medio italiano, è un po' il sapore che sta trovando in certe parti in giro per i bar, da altre parti, per la famiglia, eccetera, eccetera. Quindi è lì il problema. Paradossalmente, se io andassi a descriverti un caffè
che ne so, un caffè etiopico dove l'acidità, parliamo ad esempio, non so, di Mirga, in termini tecnici potrebbe essere considerato uno dei caffè di punta o il caffè di punta dell'Etiopia, dove l'acidità è estremamente agrumata, dove è citrica, dove percepisci, che ne so, il bergamotto piuttosto che il limone maturo, quindi in maniera molto importante, che tra le altre cose fa anche un po' crema probabilmente, dove quindi l'aggressività, il gusto dell'acido è estremamente accentuata, tecnicamente parlando è considerato un grande pregio, ma il consumatore medio che è abituato a questo tipo di sapore non andrà a considerare come positivo questo tipo di sapore che si ritrova in questa tipologia di caffè. Quindi diventa un bel problema, diffondere cultura. Io spesso ho detto anche che nel mondo del vino c'è tanta conoscenza per due motivazioni. Primo, perché tutti quanti noi, quindi il consumatore finale, sa esattamente il percorso della filiera, cioè vede crescere la pianta ed arrivare alla bottiglia, ma soprattutto dà anche delle identità diverse che hanno tutte quante una loro dignità. Mi spiego meglio. Abbiamo una pianta che si chiama vite, che produce un frutto che si chiama uva. Quest'uva può essere bianca o nera, rosata indifferentemente. Da questa frutta, quando viene raccolta questo frutto, lo andiamo a pigiare in qualche maniera e troviamo un liquido più o meno denso che si chiama mosto. Dopodiché andiamo a filtrarlo, a farlo stagionare, e otteniamo un liquido che si chiama vino. Giusto? Quindi ogni fase ha un suo preciso nome. Dopodiché abbiamo vino bianco, vino rosso. Lo leghiamo a una varietà, spesso e volentieri. Merlot piuttosto che Chianti o indifferentemente cose. Dopodiché lo leghiamo al nome della cantina che l'ha prodotto. E a seconda della nostra conoscenza o del prezzo, quindi andando a scegliere il nome della cantina, la tipologia della varietà, il uvaggio se lo conosco, il prezzo, vado finalmente a fare l'acquisto o a berlo. E tra le altre cose, se sono in un'enoteca o al ristorante e chiedo un certo tipo di vino che ha un certo prezzo e me lo fanno pagare caro o abbastanza, sono critico. Per cui mi presentano il vino che non rappresenta ciò che io mi aspettavo, vado anche a rifiutare. Andiamo nel mondo del caffè. Abbiamo un seme che si chiama caffè, una pianta che si chiama caffè, che produce una ciliegia che si chiama caffè, che all'interno riesce a darci due semini messi all'interno di un osso che si chiama caffè, viene raccolto, viene tostato come caffè. Il massimo della differenza che possiamo fare è a seconda del paese che andiamo ad acquistarlo, Brasile, Guatemala, Etiopia, eccetera. Attenzione, è come se dicessimo vado a comprare 10 bottiglie di vino Italia, pare un po' riduttivo, no? Vado ad acquistarlo come caffè crudo, lo tosto sempre come caffè, il torrefattore fa delle miscele, o adesso sta entrando un po' la moda di fare le monorigini, però sono delle miscele di fantasia, miscela famiglia, bar, economica, gourmet. Come fa il consumatore finale che si trova davanti ad esempio il nome di un marchio, differentemente quale questo esso sia, che però produce miscela economica e miscela super bar, come fa a sapere se in quel bar quale di questi due estremi ci sia o se c'è una cosa in quale devo scegliere? E quale devo scegliere? Anche nei caffè esistono le varietà, esistono le specie arabica e robusta. E già su questa, arabica, e già su questo c'è. Niente, no? Esatto. Tornando sul discorso di prima, che dicevamo che l'arabica alle volte possa essere più cattiva di robusta, c'è una cosa che dobbiamo considerare. Quando andiamo a dare un valore di merito al caffè che stiamo testando, ok? Noi usiamo due parametri completamente opposti. Vi spiego meglio. Più negli arabica vado a percepire gli aromi, maggior valore quel caffè, specie se buono. Nel robusta, dove abbiamo visto che non c'è un certo tipo di aromaticità legata al mondo dell'acido, ma che c'è soltanto un'aromaticità legata al mondo dell'amaro e ai difetti. Meno percepisco quel tipo di aromaticità, meglio è, morale della favola. Gli arabica più percepisco in senso positivo, più buoni sono.
robusto è esattamente l'inverso. Più sono neutri, meglio sono. I robusti vanno benissimo per dare la parte tattile, la corposità, però se la parte tattile... Devo esprimere solo le negatività. Se devo cercare di evitare le negatività, cioè quindi devo cercare che siano il più di supporto possibile nell'utilizzo con una miscela, da un punto di vista tattile, da un punto di vista di cremosità, da un punto di vista anche di amabilità, ma passi sono neutri. Se io vado ad utilizzare un grandissimo caffè che mi esprime degli aromi un po', diciamo, di cacao, che forse uno dei gusti più facilmente riconoscibili, con un po' di noccioline tostate, e ci metto dentro della terra, o ci metto dentro del legno, o ci metto dentro del marcio, vado ad aiutare sì a fare la crema, ad aiutare il barista ad estrarre, perché il barista non sa regolare la macinatura, ok? Ma vado anche a impoverire quello che resta del caffè. Quindi se invece ho dei caffè di questo genere e voglio, ammesso e non concesso, ad aumentare la tattilità, metto del robusto, d'accordo, ok? Non posso dire di non metterlo, però utilizzalo in maniera intelligente, cioè che sia il più neutro e il più in sapore possibile. A supporto, diciamo. A supporto di altri elementi, quindi vai a supportare le parti tattili, non tanto le parti aromatiche, okay, che sono diverse. Esatto. Quindi robusta sì, ma con attenzione. È chiaro che parliamo di questo caso di miscele medio-alte, no? Nel momento in cui noi andiamo a lavorare su prodotti di prezzo che sono commerciali, è un discorso che cade automaticamente, come cade nel mondo del vino. C'è poco da fare, cioè il prezzo è direttamente collegato alla qualità, come dovrebbe essere su qualsiasi prodotto. La stessa cosa anche nel caffè. Per concludere, il paragone tra la dignità del prodotto caffè e del vino, c'è un'ultima cosa da fare, da considerare anche, il prezzo. Sappiamo benissimo che tutte le varie organizzazioni di categoria di consumatori stanno dicendo che il guadagno tra il costo del caffè e della materia prima, non forse non oggi con gli incrementi che ci sono stati sulla materia prima, è ciò che viene chiesto al bar è enorme. Però in realtà non voglio entrare nel merito dell'economicità di questo tipo di discorso, però la realtà è che per il sistema e questo è un limite, per quanto quello dicevo prima, se tu vai a bere un bicchiere di vino, te lo fanno pagare 5 euro e quel vino sa di tappo, lo spingi. Se tu vai a bere un caffè che costa 1 euro e quel caffè ha un sapore che tu non riesci a identificare, che ti piace o non ti piace, non sei critico, perché tanto c'è, costa 1 euro, che attenzione, può essere un giusto valore, non metto nel merito, ripeto, però non contribuisce a dargli dignità. Non contribuisce a dargli dignità, quindi, perché il consumatore non sa cosa c'è di cercare, quindi non è critico. È critico soltanto in maniera labile o perché magari piano piano si accultura. Però è un limite, perché mentre nel vino io la bottiglia e la posso giudicare, il caffè si nasconde dietro la preparazione. Questo è verissimo, questo è verissimo. Difatti il famoso secondo cuoco. Il secondo cuoco può avere in mano il miglior prodotto di questo mondo, ma se nel momento in cui lo trasforma da un corpo solido in un liquido, in una tazzina o tazzona, quello che sia, okay, non utilizza la sua professionalità con gli strumenti adeguati o con le scelte adeguate o con la conservazione del caffè in maniera adeguata, lui può avere il miglior prodotto del mondo, ammesso e non concesso che esista, perché è estremamente aleatorio questo tipo di discorso, che lo trasforma in una schifezza. Questa è un'altra motivazione per cui si utilizzano caffè scadenti, perché i caffè scadenti, specialmente caffè robusta, aiutano moltissimo il barista nell'espresso a non dover intervenire troppo sulla macinatura, a non dover intervenire troppo sulla dose, a non dover intervenire troppo su quello che è tutto il sistema dell'espresso. Quindi, assolutamente, però purtroppo parte dal consumatore, perché se il consumatore non sa essere critico, non critica il prodotto che gli viene offerto dal barista, e il barista a sua volta non andrà a rompere le scatole al torrefattore, il torrefattore a sua volta non andrà a rompere le scatole a chi gli vende il caffè crudo. Quindi la filiera è monca, ma è monca non perché si interrompe nel mezzo, perché si interrompe dalla fine, cioè quindi andare indietro diventa praticamente impossibile. Oggi cominciamo ad avere
diciamo, una certa quell'attenzione a certi prodotti di nicchia. Perché soprattutto nel mondo dei giovani esiste quella punta di quell'iceberg, di quella piramide di cui si parlava prima, che sta attenta a distinguersi un attimino, a cercare di dare dignità al vari prodotto caffè. Si parlava prima che all'estero hai visto l'espresso come espresso italiano, come qualcosa ormai di superato, di negativo. Si vanno a cercare altri sistemi di estrazione. Capisco perfettamente. Se noi abbiamo inventato... L'espresso ha perso l'italianità, è diventato solo una preparazione, cioè, mentre prima era uno standard. Era uno standard italiano. Sicuramente perché da, ahimè, quello devo dire anche se non sono anch'io un italiano, spesso e volentieri succede che gli italiani fanno i furbini. E nel mondo del caffè l'hanno fatto in maniera assolutamente importante. Pensavo un po' che all'estero, diciamo, facciamo dell'estero qua, in Europa, che è più vicina a noi. Fino a pochi anni fa si beveva il caffè soltanto per filtro, in varie forme, ma filtro era. Ad un certo punto si sono trovati che gli italiani, gli immigrati, i turisti, chiedevano l'espresso. E hanno cominciato la moda a cambiare, a dire, ma aspetta che provo un attimino a bere l'espresso. E magari inizialmente riuscivano a trovare anche un espresso, intanto lo vedevano diverso, questo era già un qualcosa. Poi hanno cominciato a cercare la bontà, la qualità nell'espresso e si sono trovati a chiedere agli italiani, che sono quelli che hanno creato l'espresso e le miscele per l'espresso, a chiedere, senti, ma mi vendi questo prodotto? Ovviamente gli italiani sono andati a vendere il prodotto. Non tutti l'hanno fatto in maniera, tecnica, nel senso che hanno venduto per oro ciò che non era, non era. Ma all'estero, non sono tutti quanti di... però aspetta un attimino, cioè, però come mai il caffè per filtro mi dava certe aromaticità e questo lo sento tanto diverso, ok? Il sistema di estrazione è diverso, però sono messi a studiare. E hanno cominciato a dire, ma se io andassi a fare l'espresso con il caffè che utilizzavo per fare il filtro, che succede? Magari tostandolo più scuro. E quindi hanno scoperto che in realtà ottenevano un prodotto magari squilibrato, però probabilmente, sicuramente più buono rispetto a certi prodotti di caffè espresso che loro stavano importando. E a quel punto noi ci siamo fregati. A questo mettici in mezzo anche che un certo tipo di professionalità da parte dei baristi è abbastanza aleatorio, il report è stato ben chiaro da questo però punto di vista. È una conseguenza un po' del sistema. No? È una conseguenza del sistema. E si collega con quel discorso che ti facevo prima, o che ti facevo prima, di quel torrefattore napoletano che ha visto nel tempo, negli anni, quindi dagli anni 50 a oggi, o dagli anni 60 ad oggi, andare a scemare la qualità del prodotto caffè espresso. Se tu poi i cambiamenti li fai negli anni, la gente si abitua. Tu pensa poi un elemento sempre dato del gusto dell'amaro, ok? Il gusto dell'amaro è un gusto che percepiamo e lo comprendiamo già con difficoltà in maniera normale, salvo non sia estremamente elevato. Se poi questo cambiamento nel caffè espresso, dove appunto l'amaro è comunque primario, avviene gradualmente nel corso degli anni, parti da un prodotto e arrivi un altro, non te ne rendi conto. Quindi questo è il grosso limite dell'espresso in Italia. È stato la valvola che ha fatto sì che all'estero diventasse di moda. Però sta cambiando di nuovo anche all'estero, perché stanno un po' tornando sugli altri sistemi, su certi sistemi legati più al mondo del filtro. Però parliamoci chiaro, caffè buono ce n'è un pochino anche per quel tipo di sistema, quindi non è che è intorno ai paesi produttori. Di caffè buono vogliamo arrivare al 5% di caffè prodotto nel mondo, il 5% rimane di un certo livello. Ed è anche, questo ci porta a un'altra considerazione che facevo prima con Mario. Oggi è molto di moda, legato anche alle variazioni sia dei sistemi di estrazione, sia a ciò che deriva da una cultura, ahimè, non precisamente corretta che abbiamo avuto nel mondo dell'espresso negli ultimi anni, sta andando molto di moda la monoligine, la monovarietale, la monoqualità, il caffè speciale, eccetera, eccetera.
le 20 scatole del tipo di caffè che trovi della Cup of Excellence del Columbia, che raggiunge prezzi stratosferici, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo me, io approvo questo tipo di discorso. Un passo per avvicinarsi al vino. È un passo alternativo. È un passo alternativo. Perché intanto, chi mi dice che quel caffè lì valga veramente in maniera eccezionale? Ok, non ha difetti, perfettamente d'accordo. Che caratteristiche ha? È estremamente citrico, sa di limone, di pomprimolosa, perfetto. Ma chi mi dice che il fatto che sia citrico, perché in questo momento si sta andando a dare molta enfasi sui caffè acidi? Logico. Era logico aspettarsi questo. La dolcezza non esiste se non in maniera limitata. Se siamo stufi di bere caffè cattivi perché sono amari, l'unica valvola di sfogo è l'acidità. Ok? Ma dove è scritto, su quale Bibbia è scritto che il caffè citrico è sinonimo di buon caffè? Da questo punto di vista io infatti sto un attimino cercando di spiegare o di proporre un discorso alternativo. Va benissimo, tra le altre cose, che mi serve avere 20 scatole, 12 sacchi, 15 sacchi di un caffè estremamente particolare? In una miscela non lo posso mettere, perché se lo metto in una miscela, se è tanto particolare, salvo non ne metta un chicco per miscela, ok? Nel momento in cui l'ho finito, cosa faccio? Devo trovare un qualcosa che mi possa essere vicino, e sarà praticamente impossibile o difficile. Quindi vanno bene come offerta, come monovarietale, monorigine, chiamiamole come vogliamo. Ma esisterà una motivazione per cui già nei paesi produttori fanno delle miscele di varietali? Sì, perché ogni varietale ha delle caratteristiche, come nel vino, ma nel caffè sono difficilmente, o forse meno caratterizzanti. Quindi vuol dire che mi danno qualcosa, ma sono mancanti di qualcos'altro. Quindi la monovarietà, la singola tipologia, il singolo caffè mi sta benissimo come maniera alternativa di proporre. Nel mondo del vino propongo la singola varietà, il uvaggio di varie marche. E sono io che scelgo, mi fido da parte di chi ho davanti, dall'enologo, dal sommelier, a assaggiare quel tipo di caffè di vino, d'accordo? Quindi mi va benissimo mettere una carta di caffè, perché no? Perché devo avere sempre e soltanto quella miscela nel bar? Perché non posso avere un qualcosa di diverso? Perché non posso avere, per esempio, per assurdo, un qualcosa che sia molto amaro e un qualcosa che sia molto acido? Sarà il pubblico, il consumatore, a poter scegliere. Implica però un discorso a monte, che chi mi ripropone non può tenermi lì la campana. Mi deve sempre spiegare, altrimenti io con quale condizione di causa vado a scegliere. Ecco il discorso cultura. Andando avanti però, perché non la miscela se normalmente trovo dei caffè che comunque hanno delle caratteristiche importanti da una parte, ma sono carenti dall'altro? È come dire, mio nonno nel torrefattore faceva la miscela, mio padre faceva la miscela così, 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 così. Il mondo del caffè, il mondo agricolo, sappiamo benissimo, cambia di anno in anno, cambiano le varietà che sono state elaborate, quindi è una continua ricerca. Però il barista, cioè il bar, è pronto a vincolarsi dal torrefattore finanziario? Questa è una gran bella domanda, questa è la motivazione per cui il caffè probabilmente, anzi senza probabilmente, è scemato qualitativamente parlando. C'è poco da fare. Devo dire di no. Lo stiamo anche esportando all'estero. Lo stiamo anche esportando all'estero. E alla fine, che almeno l'estero è un abituato. Sì, non lo so, sai, in questi momenti di crisi potrebbe anche essere che, allora, ad esempio, io parlo dell'Italia in questo caso perché abbiamo conoscenza del nostro paese. Aprire un bar è sempre stato considerato uno dei migliori investimenti possibili per chi non sapesse cosa fare. Parliamoci chiaro, una volta perché si lavorava in nero, no? Cioè, quindi l'incasso in nero era tale, non solo sul caffè, ma su qualsiasi altro prodotto che c'era nel bar, che aiutava tantissimo. Oggi in nero è quasi impossibile farlo con i controlli che ci sono, eccetera, eccetera. Ma soprattutto, oltre a questa considerazione, c'è da considerare anche un altro discorso. La professionalità del barista non è semplicemente prendere una bottiglia che scrive su un marchio e metterlo in un bicchiere, o prendere il caffè che hai lì come marchio, premere il bottone e tirare giù un espresso, no? C'è qualcosa di più. Quindi si è rivelata
un qualcosa di estremamente negativo per chi ha fatto degli investimenti sulle persone baristiche. Qui attorno alla piazza abbiamo una decina di bar e penso che 8 su 10 continuano ogni 6 mesi a cambiare gestione. Che la vera sfida, cioè, guardando all'evoluzione, cioè, di come si sta evolvendo il mercato dei consumi, sarà più focalizzata sul porzionato, cioè il fatto di entrare in casa della gente e spiegare a casa della gente piuttosto che il bar. Il bar secondo me appartiene al passato, cioè il modo di socializzare. La socializzazione che oggi, non serve più, tra virgolette, non nel senso. Diciamo che è cambiata perché il potere del bar è sempre più ridotto ed è sempre più maggiore la preponderanza della comunicazione direttamente in casa. Io così pensando a cosa succederà tra 10 anni, mi vedo uno che va a comprare il caffè da MediaWorld piuttosto che nel supermercato, che ci sarà la commessa che mi dirà conosci di questo in internet, sì, e poi avendo le prime basi, diciamo, per capire, per fare una tipologia di scelta, allora in quel momento sei pronto per internet. All'inizio internet magari è difficile perché non sai che puoi fare una scelta, ma quando uno ti insegna che puoi fare una scelta, che non serve spendere un euro per dal bar, ma con 30 centesimi hai un effetto buonissimo, uno incomincia a dire cavolo, aspetta che vado su internet a guardare il mondo, no? Poi arriva l'amico, ma che caffè prendi? Ah, l'ho preso su internet, questa marca, proprio anche tu. Per cui secondo me la vera battaglia dell'espresso si farà più in questo, nel porzionato. Allora, intanto non è più espresso. Chiamiamolo espresso. No, non è espresso. Cioè, allora, chiamiamolo porzionato, okay. Perché è una cosa diversa. E quindi, tra altre cose, il sistema del porzionato, d'accordo, prevede che ci sia una carta, la quale carta assorbe gli aromi. Quindi, se, faccio un esempio ipotetico, una parte degli aromi mi rimane depositata sulla carta, inevitabilmente. E quindi se ho un caffè molto buono mi diventerà buono discreto. Paradossalmente, se ho un caffè schifoso mi diventerà meno schifoso, non buono, meno schifoso sì. Quindi in questo momento questo tipo di mercato sta già aiutando il caffè negativo piuttosto che il caffè positivo. Stiamo molto attenti perché la gente comunque continua a non saperlo riconoscere. Paradossalmente ottiene un caffè più intenso di ciò che magari fa a casa con una moka. Ma la moka ti può dare delle risposte organolettiche superiori a quello che è il porzionato è di moda perché è veloce. Siamo all'esasperazione del motivo per cui è nata la macchina espresso. Mi serviva meno tempo per dare il caffè in casa prima mi serviva un altro. Esatto. Oppure mi serviva la moka, ma la moka devo aspettare che comunque l'acqua vada a riscaldarsi. Parentesi aperta, tra le altre cose la napoletana da un punto di vista tecnico qualitativo è migliore della moka, per un semplice motivo. La moka, l'acqua ce l'hai dal basso, ok, e quindi deve bollire. E quindi l'acqua a una temperatura molto elevata brucia la polvere di caffè e incrementa l'amaro. Nella napoletana, a parità di caffè, attenzione, parlo quindi di qualità, nel momento in cui l'acqua è calda la giri. Quel momento in cui vai a girare la macchinetta napoletana, la temperatura si abbassa e quindi non brucia il caffè. Quindi moka sì, ma solo in montagna. Moka sì, ma solo in montagna. Oppure no, moka sì, ma stando molto attenti sia al prodotto che utilizzo. Comunque questo vale per sempre per qualsiasi sistema di estrazione, ma anche a come lo estraggo. Cioè devo stare molto attento a non far sì che mi continui a passare acqua, perché altrimenti brucio il caffè. Ma a prescindere da questo piccolo intermezzo, il porzionato è il sistema che oggi ha la torrefazione italiana, medio piccola, forse anche grande, per rimanere sul mercato. E avere dei prezzi buoni, non entro nel merito di quello che è il prezzo effettivo, però è sicuramente una maggiorazione di... è notevole. È notevole. Il consumatore non se ne accorge. Cioè, perché se andassero a fare i calcoli di quanto viene a costare il porzionato rispetto al caffè normale, forse ci penserebbe sopra. In questo momento... Ma si chiederebbe perché me lo sta vendendo questo prezzo. E quindi non diventa neanche critico, ok? Perché non è critico, perché non li conosce. E fondamentalmente ti dico, sicuramente per un discorso di tempistica di utilizzo, perché poi il sogno degli italiani era avere in casa la macchina espresso, parliamoci chiaro, no? Cioè, mi faccio l'espresso. Questo era.
Quindi è stata l'evoluzione della piccola macchinetta che non riusciva a creare l'espresso come al bar, a un qualcosa, un altro sistema di estrazione molto simile che tra le altre cose, tra virgolette, sfrutta la meccanica per creare una falsa crema. Quindi hai l'impressione di avere lo stesso tipo di crema, mentre invece è una cosa, è un po' come fare la panna montata, c'è un qualcosa che monta, non è non il contenuto. Non hai perfetto. Quindi da un punto di vista, come dire, tecnico, è un po' la morte dell'espresso. Se l'espresso è il miglior sistema per andare a comprendere il caffè, perché secondo me il fatto di essere un estratto mi permette di comprenderlo in tutte le sue sfaccettature, ok? Quindi non per bere, ognuno beve come vuole, ma per comprendere, secondo me, il miglior sistema di estrazione. E poi passo a dire che anche il miglior sistema per bere potrebbe essere bere, ma è soggettivo, lasciamo perdere. Sicuramente questo falso espresso, passa il termine, cioè quindi il porzionato capsula o cialda che sia, è una cosa che mi riduce. Se io ho un eccezionale caffè in espresso, nel porzionato non riesco a farlo uguale. E il problema poi è sempre là, esattamente come nel mondo del caffè normale, spesso con espresso o moca che sia, se poi utilizzo delle qualità scadenti, ho semplicemente guadagnato e basta. Però, certo, però ho questa obiezione da fare, che il torrefattore che produce questo tipo alternativo, comunque quando questo è reale. La scena migliore che produce sandali, se in un bar non viene seguito, comunque questo, la gran parte tu hai toccato un elemento estremamente importante, cioè sì. il grande problema dell'espresso è il fatto che ci siano due cuochi, non esiste altra materia prima. Ma è una grande percentuale quella, non è questo, uguale questo al vino, perché il vino nel momento che il produttore lo imbottiglia hai una certezza che il prodotto è quello. Ancora peggio. Nel momento in cui il sommelier o il ristoratore o l'enoteca ti apre una bottiglia, certo, che cosa fanno? No? Certo. Usano il tappo. Certo. Se non c'è la presenza di triclorio anisolio, certo, cioè quindi usa il tappo, certo, non hai problemi. Certo. Quindi, ma per arrivare a quel punto, dopo dal momento in cui vai effettivamente a degustarlo e quindi a giudicarlo in maniera critica, che cosa deve fare invece il mondo del caffè? Ok, ci deve essere un torrefattore che ha scelto il crudo, che lo ha tostato in maniera sapiente, che lo ha fatto riposare per maturare gli aromi, che lo ha insacchettato in maniera corretta, che lo ha fatto depositare in maniera corretta che non vada ad alterarsi, che non faccia invecchiare il caffè. Arriviamo al barista, secondo cuoco, che deve saper scegliere il caffè, perché se va a scegliere delle qualità penose, o se gli vengono imposte delle qualità penose perché ha dei contratti capestro con qualche industria, il discorso è già molto in partenza, ok? Ma ammettiamo il caso che abbia una qualità notevole, non la sa mantenere. È famoso il caso che qualcuno prende un pacco di caffè tostato in maniera corretta, splendido, lo mette vicino alla macchina del caffè, lo apre il giorno dopo, è rimasto lì 24 ore vicino a una fonte di calore, e chiamerà il torrefattore, non fa crema, fa schifo, per forza, perché lo ha fatto invecchiare in maniera precoce. Quindi sono conoscenze che non vengono trasmesse. Se lo ha macinato male, se lo ha fatto invecchiare in campana, se la campana è sporca, se ci ha messo poca polvere, se è sporco il filtro, queste sono un po' quante variabili che abbiamo, no? Se la pressione non è corretta, se la temperatura della macchina non è a posto, se era sporco anche il... Perfetto. Finalmente, ok, lui ha fatto un'estrazione dove c'è una bellissima crema con due dita di crema, magari che mi tiene anche sul peso dello zucchero, cosa che è elemento talmente idiota, ma che comunque ha una sua funzione visiva. Bene, tutte queste fasi, esattamente, siamo esattamente allo stesso punto in cui nell'enoteca abbiamo tolto il tappo. Quindi il fatto che ci sia una bellissima crema non è sinonimo di ottimo caffè, è semplicemente corretta lavorazione in tutte le sue fasi, quindi anche del barista. E questo è il grande limite del mondo.